Allora ricominciamo. Intanto buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Carbonara e faccio parte di Wikipedia. Questa sera abbiamo un programma a dir poco eccezionale sia per gli ospiti sia per il tema. Un tema che qualcuno si lamenta giustamente, dice: ma su Triangolo Rosso quando ne sappiamo e cosa sappiamo? Ci toglieremo tutti i dubbi, perché abbiamo il massimo esperto del campo, Dario Venegone, e la dottoressa Brunelli del Museo della Deportazione di Prato, ci tiene giustamente a sottolineare prima deportazione e poi resistenza, e quindi sapremo un pochino di più su questo tema importante. Incomincia a parlare in questa sera una nostra conoscenza, per Modena conoscenza, perché è un wikipediano, che è appunto Salvatore Talia, che ha scelto questo tema: la testimonianza di un grande scrittore, il deportato Boris Pahor, e la sua voce enciclopedica nella versione in lingua italiana di Wikipedia. Ascoltiamolo con interesse. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì. Ok, va bene. Allora, nella nota in appendice al suo capolavoro Memorie di Adriano, Marguerite Yourcenar scrive: non si denuncerà mai abbastanza il fatto che libri rari e esauriti, trovabili soltanto sugli scaffali di qualche biblioteca, o articoli pubblicati su vecchi numeri di riviste di alta cultura, per l'immensa maggioranza del pubblico sono totalmente inaccessibili. Quella che noi chiamiamo la nostra cultura è, più di quel che si creda, una cultura per iniziati. Da quando la scrittrice francese vergava queste righe, molte cose sono cambiate, soprattutto grazie a Internet, che ci mette oggi a disposizione un'enorme quantità di fonti in formato digitale. Di questa rivoluzione Wikipedia è allo stesso tempo beneficiaria e agente. Beneficiaria perché molte delle fonti che utilizziamo per scrivere le voci dell'enciclopedia libera si trovano in Internet. Agente perché Wikipedia è diventata ormai a sua volta una importante fonte di conoscenza liberamente disponibile sul web. Molta strada rimane però da fare sulla via del libero accesso alla conoscenza. Moltissime fonti rimangono in formato cartaceo e soffrono spesso di quella condizione di scarsa reperibilità denunciata da Yourcenar. L'accessibilità di alcune fonti è limitata dal diritto di proprietà intellettuale. Inoltre, una barriera non trascurabile è quella della lingua, che appare tanto più difficile da superare quanto più le fonti rilevanti sono disponibili e sono in lingue poco conosciute globalmente. Quest'ultimo è certamente il caso per un grande autore sloveno come Boris Pahor e per la sua ricezione in Italia. Benché la sua ampia produzione letteraria in lingua slovena abbia avuto inizio non più tardi del 1948, si deve attendere fino al 1993 per la pubblicazione del suo primo libro in italiano e fino al 1997 per la prima traduzione italiana del suo capolavoro, Necropoli, uscito in sloveno 30 anni prima. Le altre traduzioni italiane di opere di Pahor sono tutte successive al 2000. Anche la letteratura critica italiana su Boris Pahor è relativamente recente e dal punto di vista quantitativo non è ancora proporzionale all'importanza dello scrittore, che è fra i maggiori del Novecento. Soprattutto in Necropoli, Pahor testimonia della sua terribile esperienza di deportato politico nei campi di concentramento nazisti. Di questo libro è stato autorevolmente scritto che si tratta di una testimonianza fedele, di alto valore documentaristico, drammaticamente emozionante, che colloca Necropoli fra la più alta letteratura sugli orrori del nazismo, resa però, se possibile, da un punto di osservazione più originale, in cui accanto alla sofferenza, all'umiliazione, alla perdita di dignità umana, alla pena per chi i più non è sopravvissuto, trova posto la constatazione dell'altra parte dell'uomo, della sua generosità, della sua capacità di resistere, di cercare e recuperare, anche nell'esperienza più cupa, il significato e il valore dell'esistenza. Sulla spaventosa realtà della deportazione politica nei campi nazisti, Pahor è tornato in un suo testo di carattere più divulgativo, Triangoli Rossi, pubblicato in italiano nel 2015. Vediamo ora in che modo si riflette nella Wikipedia in lingua italiana la situazione di un autore come Boris Pahor, che solo da pochi anni ha cominciato a riscuotere nel nostro paese la fama che merita. La voce eponima è proprio in questi giorni oggetto di alcuni interventi, si spera migliorativi, che si iscrivono nello stesso progetto di ricerca di cui è parte il presente seminario. La situazione di partenza, prima di tali interventi, era quella di una voce enciclopedica che scontava una certa carenza di fonti autorevoli a supporto.
La bibliografia era limitata alle opere di Pachor e non comprendeva alcun titolo della letteratura critica su quest'autore. Dopo una parte biografica grosso modo corretta, anche se un po' succinta, spiccava una sezione dal titolo roboante «Accuse di razzismo», in cui si dava conto di una polemica giornalistica occorsa negli ultimi giorni del 2010. Era successo che in un'intervista rilasciata a un periodico sloveno, l'allora 97enne Pachor avesse espresso alcuni discutibili commenti circa l'elezione al sindaco di Pirano di un cittadino sloveno di colore nativo del Ghana, Peter Bosman. Ne erano seguite nei giorni successivi numerose critiche contro Pachor, cui lo scrittore triestino aveva replicato negando di essere razzista ed esprimendo la propria personale stima per Bosman. Fin qui i fatti. Ora, per quanto questa sezione della Voce sia regolarmente provvista di fonti e per quanto l'argomento abbia una sua rilevanza sul piano della cronaca, dobbiamo innanzitutto ricordarci quali siano le ragioni del rilievo enciclopedico di Pachor. Esse risiedono nella sua attività di scrittore, che si sviluppa nell'arco di più di 60 anni e che ha come punto culminante un libro, Necropoli, unanimemente riconosciuto come un capolavoro, dove troviamo una vibrante denuncia degli orrori dell'ideologia razzista per eccellenza, cioè il nazifascismo. Denuncia che è coerente con il resto della produzione letteraria di Pachor, imperniata sui valori dell'umanesimo e sulla condanna del totalitarismo in tutte le sue forme. Due soli esempi. Nel romanzo Qui è proibito parlare, Pachor traccia un paragone fra il razzismo nei confronti dei neri e quello messo in atto dal regime fascista contro la minoranza slovena, accomunando implicitamente nella stessa condanna entrambi i razzismi. Altro esempio, in Necropoli, il narratore si rivolge in un dialogo immaginario al suo compagno di prigionia André Ragot, respingendo l'idea espressa da quest'ultimo, secondo cui si sarebbe dovuto annientare il popolo tedesco per la colpa di aver prodotto il nazismo. Pachor osserva giustamente che l'idea di distruggere un intero popolo è mostruosa, anche quando il popolo in questione, quello tedesco, sembra essere stato guastato da un'ideologia genocida. Se dobbiamo dirla tutta, è paradossale che su Wikipedia in lingua italiana si faccia passare per un autore razzista, Boris Pachor, la cui opera letteraria non reca in realtà tracce di atteggiamenti discriminatori, mentre nella stessa Wikipedia in lingua italiana non si fa quasi cenno del razzismo, questo sì ben comprovato, che intride le opere di autori come Marinetti o D'Annunzio. Va detto peraltro che il rilievo eccessivo assunto da questa sezione della Voce Boris Pachor dipende soprattutto da due difetti. Il primo è dato dal titolo infelice, Accuse di razzismo, che enfatizza il solo punto di vista degli accusatori. Il secondo difetto è l'insufficiente sviluppo di altri, molto più rilevanti profili della figura pubblica di Pachor, in primis la sua attività letteraria, così che la Voce sembra sorvolare frettolosamente su ciò che è davvero rilevante di Pachor, per soffermarsi invece su una polemica politica di scarso respiro. Per correggere il primo difetto sarà opportuno cambiare il titolo della sezione, in un più neutro controversie, eventualmente facendo confluire nella sezione anche le informazioni sulle altre polemiche di cui Pachor è stato protagonista. Per correggere il secondo difetto, la cosa migliore, ed è ciò che attualmente si sta cercando di fare, è costruire una voce più bilanciata, aggiungendo più informazioni sullo scrittore Pachor e sulla sua produzione letteraria, attingendo a quelle fonti che forse mancavano o non erano disponibili in italiano fino a una dozzina di anni fa, ma che ora si stanno moltiplicando. Il tutto con lo scopo di sottrarre sempre più l'opera di Pachor alla condizione di cultura per iniziati e di contribuire a rendere la sua straordinaria altissima testimonianza via più familiare al pubblico di parlanti in italiano. Ok. Bene. Grazie. Vorrei ricordare che il testo di questo intervento lo renderò pubblico fra poco, per cui chi volesse rileggerlo lo potrà fare agevolmente. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Salvatore, un tema molto verticale per, anche per noi, non, ma abbiamo apprezzato moltissimo. Quindi passiamo la parola a Fabio Brambilla, che ci parlerà di Presenza in Wikipedia dell'opposizione politica al nazifascismo, una traccia per iniziare a raccogliere le idee. Io faccio la mia intenzione è quella di fare aver fatto una ricerca sotto un ampio spettro, direi cronologico, e di argomenti di quella che è
viene rappresentato come opposizione al nazifascismo in Wikipedia con le sue voci. Semplicemente è stata una prima analisi per capire Wikipedia com'è e anche per avere così una certa raccolta di idee su come poi partire col nostro progetto Task Force sullo studio dell'Olocausto, la sua negazione, per vedere cosa ne abbiamo lì. Per chi non è di Wikipedia, credo che sia importante spiegare un paio di cose per capire meglio quello che dico. Wikipedia in lingua italiana è cresciuta a partire dal 2005, 2007, 2004 come un numero di voci, in cui prima praticamente non aveva voci, poi dopodiché è andata avanti in una maniera sempre crescente come un numero di voci. In aggiunta, Wikipedia è un'enciclopedia, però fa parte di tutto un progetto più grosso, che ha sotto il nome di Wikimedia, diciamo un insieme, e anche sull'antifascismo possiamo, abbiamo voci o informazioni, almeno direttamente in altri progetti sotto Wikimedia, come Wikiquote, in cui raccogliamo delle citazioni di persone, filosofi, storici, eccetera, Wikisource, in cui abbiamo documenti integrali riportati leggibili al lettore, Wikidata, che è un database che raccoglie queste informazioni, e Commons, che è soprattutto, per quello che riguarda, una raccolta di immagini disponibili all'uso, e comprende chiaramente anche immagini legate al fascismo. Quello che mi ha guidato nella ricerca delle voci è stata una cosa che mi è capitata anche un mese fa. Stavo facendo una passeggiata in montagna in un posto e sono fermato a mangiare facendo picnic di fianco a questo edificio. Sono passati dei giovani, l'hanno guardato, commentavano e qualcuno si è chiesto di che periodo sarà, e la risposta che ho sentito da un altro è stata: boh, ma sarà probabilmente di prima della guerra. E questo di prima della guerra, da come l'hanno detto, mi è risuonato un po' come una volta dicevano i che sunt leones, più là non si sa. Ma il fatto è che in realtà si sa che anche la resistenza al fascismo, la lotta contro il fascismo, è nata ben prima dell'ultima guerra. Per cui mi è, diciamo, nata spontanea l'idea di partire a vedere, meno in Wikipedia, noi che informazioni diamo su quella che è stata la lotta al fascismo, da quando il fascismo è comparso con questo nome in Italia fino alla guerra. Incidentalmente, poco dopo, mentre scendevo a Valle, mi è anche venuto in mente che questo posto era più o meno uno dei posti in cui ci fu una delle prime, diciamo, atti di riunione antifascismo fatte ancora negli anni 20 in Italia. Per cui ho cercato di vedere alcune voci che riguardano episodi antifascisti che sono sviluppati nel tempo, dal 1921 fino alla Seconda Guerra Mondiale, e noi come li riportiamo, quando abbiamo iniziato a riportarli, e anche in un certo modo di cercare di internazionalizzare la ricerca, vedere queste voci se sono presenti anche nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Wikipedia, qui parliamo di Wikipedia italiana, ma Wikipedia in totale esiste per circa 330 idiomi, di questi probabilmente una sessantina sono quelli che classicamente chiamiamo lingue, le altre sono più o meno dialetti locali, anche se la differenza fra dialetti e lingue è sempre molto pelosa. Però sarà interessante vedere, almeno per alcune voci, vedere come queste voci sono tradotte e dove e in quali lingue sono tradotte. Il primo episodio che ho preso è relativo ai fatti di Sarzana. I fatti di Sarzana fu nel 1921, quando in sostanza una squadraccia fascista è andata a compiere una delle sue azioni per liberare dei fascisti che erano stati giustamente imprigionati, venne respinta anche con perdite fisiche, morti e feriti,
dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, un esempio piuttosto, un caso piuttosto importante, anche se purtroppo piuttosto isolato nella storia italiana di quel tempo, di resistenza al fascismo. Quello che è interessante è che questo fatto di Sarzana, la voce, è stata scritta nel 2006. Nel 2006, se guardate il grafico come è stato all'inizio, c'erano veramente poche voci. La storia di questa voce, questo grafico con cui è cresciuta di dimensione vuol dire crescita di contenuto, però sicuramente ha avuto una certa attenzione, è cresciuta a intervalli, al presente negli ultimi 5 anni una media di visite giornaliere, ovvero di persone che vanno su questa voce, si presume per consultarla, 27 persone, e il numero di persone interessate a questo soggetto è in aumento nel tempo. Quello che è anche interessante vedere come si è evoluto nel tempo. Quando è stata creata la voce era questa, aveva una voce standard, incipiti, cioè, infatti Sarzana fu uno dei pochi episodi di resistenza armata all'ascesa del fascismo in Italia, consumati all'alba del 21 luglio 1921 nella città di Sarzana, provincia della Spezia, e poi dopodiché l'evento è raccontato molto semplicemente con un antefatto, il fatto e l'epilogo, la reazione e conseguenza. La voce è cresciuta, ad un certo momento è intervenuto un wikipediano, sappiamo chi sia, sappiamo solo il suo nickname, che è stato attivo in Wikipedia a scrivere soprattutto voci con argomenti di destra, di fascismo e diciamo pure con una tinteggiatura nera su queste voci, ha persino provato a spostare il titolo della voce da Fatti di Sarzana a Eccidio di Sarzana, titolo che secondo lui chiaramente punta maggiormente al fatto che vennero uccise una serie di persone piuttosto che soprattutto l'eccidio è sempre legato come nome a qualcosa come un attentato, un'uccisione molto spesso di persone innocenti, quando in realtà i fatti furono ben altri. Tanto, e osservo anche che quando la voce arrivò al picco della sua attività di editing, di fianco all'incipit, come immagine all'occhiello, c'era addirittura la riproduzione di quello che fu il monumento a quelli che avevano chiamato al tempo martiri della rivoluzione fascista, sotto il titolo Eccidio di Sarzana, praticamente una visione prettamente fascista degli eventi. Il cambio del titolo è stato ripristinato a Fatti di Sarzana e la voce in questo momento si presenta in questo modo, con nella foto la lapide apposta al ricordo dei fatti di Sarzana, un incipite più generale che spiega in poche parole quello che accadde e in ogni caso contiene l'informazione importante che fu uno dei pochi esempi di resistenza armata all'ascesa del fascismo. Questa è una delle voci. L'altra, andando avanti un po' cronologicamente del tempo, ho guardato la voce su Giacomo Matteotti. La voce addirittura è stata iniziata nel 2004. Questo è il grafico della sua crescita, è una voce in continuo sviluppo nel tempo. È una voce che è presente in ben 34 versioni linguistiche, quindi è una voce che ormai praticamente da tutte le parti del mondo la si può leggere. Vediamo anche che è presente nella Wikipedia giapponese, nella Wikipedia cinese, questa è la Wikipedia in farsi, russa, ucraina, insomma è presente, è una voce diciamo universale. Qui abbiamo un'analisi veloce delle due voci, voce italiana e voce inglese. La voce inglese è più bilanciata, contemporaneamente direi più generale su tutta la situazione dell'Italia a quel tempo. La voce italiana ha 2 o 3 punti, che sono Sinclair Oil molto forte, poi c'è ricostruzioni alternative, in cui contiene
anche praticamente la descrizione di quelle versioni alternative molto fantasiose o addirittura falsificati su chi fu il mandante del rapimento di Matteotti e sulla sua uccisione. Sono quelli che riportano, che cercano di deviare le responsabilità da Mussolini ad altri, al re o a qualche altro personaggio dell'epoca. Su Matteotti, chi viene in Wikipedia può trovare, e da lì partendo, può trovare il testo anche intero del suo discorso di denuncia dei bolli elettorali, il famoso discorso dei bolli elettorali in Wikisource. In Wikisource c'è anche lo scritto su Matteotti, fatto da Lampi, che Lampi l'ha rilasciato con licenza pubblica di utilizzo. E ne approfitto questo per invitarvi a, quando fate documenti che servono per promuovere l'informazione sugli eventi di quel periodo, fatelo con licenze libere. Le licenze libere sono licenze che possiamo utilizzare anche integralmente, per cui tutto quello che date può permettere di arricchire l'informazione di chi poi veicoliamo tramite Wikipedia. Quello che è interessante, ho fatto un confronto sulle visite giornaliere alla voce su Giacomo Matteotti, la voce della marcia su Roma e la voce sulla secessione dell'Aventino. Praticamente le voci su Giacomo Matteotti e quelle sulla marcia di Roma hanno delle visite, una media di visite quotidiane quasi uguali, più o meno quotidianamente la voce di Matteotti è vista 590 persone, quella della marcia su Roma poco più, 622 persone, però praticamente sono praticamente pari come visite. Le voci sulla secessione dell'Aventino, viceversa, sono molto più basse, circa 171 medie giornaliere. L'interesse dei lettori su un'analisi, diciamo, politica, su quello che accadde dopo e su anche quello che accade in un certo modo, quindi che accade anche in un certo modo, che non fanno il fascismo, sembra che abbiano un interesse minore. L'altro fatto che ho sottolineato qui con queste frecce verdi è questo andamento che io chiamo a denti di serie di interesse delle voci, c'è chi anche altri che mostrerò, che capita soprattutto nella versione italiana. Questo andamento di maggior interesse crescente, poi di caduta interesse, è legato al ciclo scolastico. Quasi tutte le voci che vediamo sono legate al ciclo scolastico, cioè praticamente i lettori in gran parte sono studenti, e questa è una cosa anche che ci conforta e ci dovrebbe rendere anche più responsabili. Quello che noi scriviamo arriva direttamente ai cittadini italiani ancora nella fase di formazione educativa. D'altra parte è un po' anche sconfortante notare che quando non c'è lo stimolo della scuola l'interesse scende. Adesso andiamo a una voce su un altro caso di resistenza antifascismo, anzi alla fine di violenza fascista, venuta poco dopo Matteotti e credo relativamente meno nota in Italia, soprattutto meno nota penso a livello di giovani, quello dei fratelli Rosselli, uccisi dalla cagoula in Belgio mentre praticavano l'antifascismo oramai all'estero. E qui già vediamo alcune differenze. Carlo Rosselli, il più importante, ha avuto la voce scritta nel 2004, quindi in ogni caso ancora alle origini di Wikipedia la voce c'era. Suo fratello, la voce di tutte e due, una voce comprensiva su tutte e due, venne scritta nel 2006, l'altro fratello una voce solitaria nel 2008. La CAGUR, l'organizzazione fascista responsabile della loro uccisione, ha avuto la voce nel 2006. La voce di Carlo Rosselli è presente in 15 versioni linguistiche, tra cui una versione araba e quella ebraica. La voce sul fratello Nello Rosselli è presente solo in 5 versioni linguistiche, in ogni caso presente anche in quella araba.
la voce sui due fratelli comprensiva è presente solo nella versione italiana. La voce sulla cagoule è anch'essa presente con 14 siti, quindi anch'essa ha una certa diffusione, se non universale, sicuramente è abbastanza nota. Quello che è interessante è vedere le visite alla voce di Carlo Rosselli e dei fratelli Rosselli più o meno hanno una media giornaliera che è molto simile, 76-59 visite, la voce sull'altro fratello più bassa, la voce sulla cagoule, che io pensavo che così come organizzazione parasegreta dotata di tutta una sua simbologia, maschera eccetera eccetera, dovesse eccitare di più la fantasia dei giovani lettori, viceversa è vista giornalmente solo da 12 persone, molto poco. Sui fratelli Rosselli, anche in questo caso, abbiamo tutta un'altra serie di addizionali informazioni su Wikisource, quindi scritti di Carlo Rosselli, Wikiquote, citazione di Carlo Rosselli e immagini su Carlo Rosselli. Poi mi sono spostato a vedere su quella che fu la resistenza contro il fascismo nelle colonie italiane, argomento in Italia poco noto, e qui le scoperte sono state abbastanza alte. Diciamo subito, c'è una voce sulla quella che fu la resistenza etiope, che nacque durante la guerra di aggressione dell'Etiopia e continuò fino alla vittoria, se vogliamo, alla sconfitta italiana nell'Africa orientale, è stata scritta solo nel 2015 nell'italiano ed è riportata in 6 siti. Di questi 6 siti, il primo è un sito etiope, poi è scritto una voce araba, una voce inglese, spagnola, quella francese e poi quella italiana. Più interessante è quello che sono le voci che riguardano quello che accade in Libia dopo la prima guerra mondiale, quando l'Italia, il fascismo, vuole riprendersi, vuole prendersi quelle parti della Libia sulle quali in qualche modo pensava di aver messo sopra le mani. In italiano abbiamo una voce scritta nel 2013, Riconquista della Libia, che è una voce che a sua volta ha tutta una serie di altre voci, Riconquista della Sirte, della Cirenaica, eccetera, eccetera. Questa voce è presente in 10 versioni linguistiche, a partire da quella araba, fino a quella turca, russa, insomma abbastanza diffusa. È interessante, per me come curiosità, vedere la diversità nei titoli. Non sono in grado di tradurre quello arabo, ma la voce nel wiki inglese la chiama Seconda Guerra Italo-Senussa o Senussita. Credo che in Italia nessuno gli dia questo nome, in nessun modo nessuno la chiamerebbe Seconda Guerra Italo-Senussita, perché solitamente la nostra storiografia, la conquista della Libia pre prima guerra mondiale viene chiamata guerra di Libia o al più guerra italo-turca, quindi in italiano potrebbe chiamarsi prima guerra italo-senussita. Più strano poi ancora è la wiki spagnola e portoghese, che addirittura praticamente la chiamano pacificazione della Libia. Ma quello che è più interessante è la voce su quello che fu il capo dalla rivolta dei Senussi, Omar al-Bukhtiar, che in Italia è famoso soprattutto perché quando Gheddafi venne a visita in Italia girò il paese con una grande foto di costui apposta sul petto. Questa voce è diffusa in ben 44 versioni linguistiche, di cui, se guardiamo, basta dei caratteri, più o meno la metà sono versioni in lingua, diciamo, non occidentale. Tra queste si distingue la lingua araba, in cui la voce su Omar è addirittura una voce da vetrina, ed è questa. Io non conosco l'arabo, però posso dire, sfogliando questa voce sullo schermo, sembra una voce molto ben fatta. Per cui abbiamo un protagonista della resistenza
al fascismo, molto ben descritto, e direi molto, molto ben descritto in versioni di Wikipedia che non sono europee. Quello che è interessante anche vedere la visita che hanno queste voci nella nostra Wiki italiana. Vediamo che la voce della riconquista della Libia e su Omar Abutrar più o meno hanno lo stesso numero di visite giornaliere, anzi quello di Omar ha circa 41 visite al giorno, mentre quella sulla riconquista della Libia ne ha 32 visite. Quella sui guerrieri etiopi ha meno visite, 19 visite al giorno. Però in ogni caso, apparentemente ogni giorno c'è qualcuno che si prende cura di informarsi anche su quella che fu la resistenza al fascismo in Etiopia. Ultimo argomento, etiope, esiste anche una voce più generale sul movimento libico di resistenza, che però nella wiki italiana non c'è, c'è nella wiki araba, inglese, questa norvegese e quella cinese. Qui abbiamo chiaramente una discrepanza che non è solo linguistica, ma diciamo tra virgolette culturale, tra le diverse versioni di Wikipedia. Adesso invece andiamo su qualcosa di italiano, anche qui le Aquile Randagie. Aquile Randagie furono degli scout che non accettarono lo scioglimento imposto dal fascismo e anche in parte con la condiscendenza dell'organizzazione cattolica, il scoutismo a quel tempo era principalmente cattolico, si riunirono ed organizzarono questo gruppo di Aquile Randagie, che fecero la prima riunione sotto i coni di Canzio, più o meno dove c'è la foto che ho messo nella slide iniziale. Anche in questo caso la voce sull'Aquile Randagie è una voce iniziale, nata, scritta quando la Enciclopedia stava formando nel 2005, a cui si aggiunse nel 2007 la voce su Oscar, che fu la rete che l'Aquile Randagie organizzarono durante la guerra per riuscire a far fuggire i ricercati e i prigionieri in Svizzera. A questa, nella wiki italiana, si aggiunge anche la voce sul film fatto su queste Aquile Randagie nel 2019 e anche voce sui principali protagonisti dell'Aquile Randagie. Quello che c'è, se vogliamo, di significativo, queste voci sono presenti soltanto nella Wikipedia italofona, altrove non ce ne sono. Le voci, andando velocemente, l'unica voce che raccoglie molte visite è questa Aquile Randagie, e poi anche l'organizzazione di Oscar probabilmente attraiono. Quello che ho trovato interessante, volendo andare a vedere e capire di più, perché mi sembrava sempre di vedere che c'erano spesso tre picchi che susseguivano, dove c'è più interesse per questa voce. E così ho visto che l'interesse per questa voce c'è principalmente in corrispondenza del giorno della memoria, in corrispondenza 25 aprile, e poi c'è un altro picco poco dopo, il giorno del ricordo, che è il giorno in cui invece si parla delle foibe, come se il discorso delle foibe e di solito anche le polemiche, le discussioni che ne seguono, ravvivi nuovamente l'interesse verso i fatti della resistenza. Dato che Wikipedia è anche una sorta di ipertest in cui le voci sono raccolte in categoria da cui poi ci si può muovere, ho provato a vedere se c'è qualche altra cosa, se potete scoprire qualche altra cosa in Wiki sulla resistenza al fascismo data dagli scout. Così mi sono mosso da Aquile Randagie alla categoria Aquile Randagie, che contiene la voce Aquile Randagie e le altre che ho citato. Da qui, nella categoria Storia dello scoutismo, e ho scoperto che esiste una voce sulle schiere grigie, che onestamente non conoscevo, andando nella corrispondente categoria francese su storia dello scoutismo, ho trovato un'altra voce che è quella praticamente sugli scout francesi che si trovarono praticamente in esilio in Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale. E così ho trovato che nel 2020 venne scritta in Italia una voce sulle schiere grigie, probabilmente una traduzione
arrangiato in qualche modo su un gruppo, su un'organizzazione scoutistica polacca che si distinse nella resistenza ai nazisti durante la guerra, che è presente come voce su 11 in 11 voci di Wikipedia. Di queste addirittura c'è anche una voce specialistica su una particolare operazione militare che condussero, presente solo nella Wiki polacca, inglese, francese e cecoslovacca. Interessante vedere questa la voce in Polonia ha una visita media giornaliera di 250, ovvero ha un interesse che è decisamente elevato in Polonia, soprattutto facendo paragone con l'interesse che hanno in Italia le nostre voci su eventi simili. Ultima curiosità, tra questi ranghi grigi vi fu un certo Andrew Boris che scrisse un libro e la voce su questo libro, su questa persona, è presente solo nella Wiki tedesca. Un'altra voce particolare che è presente in 5 Wikipedia, ma non in quella italiana, è questa sulla Réseau Comet, una rete franco-belga, anche questa clandestina, durante la guerra, guidata da una donna. Qui abbiamo un caso interessante di donna che, cosa femminile che nella Wiki italiana non è assolutamente presente, che anch'essa con l'organizzazione Oscar cercava di trasportare, di portare al sicuro soprattutto prigionieri alleati scappati in Spagna. Questa voce in Italia non l'abbiamo. Altra voce, e questa è una voce scritta inizialmente subito nella nostra Wikipedia, quella sul gruppo della Rosa Bianca, la resistenza nazismo in Germania, una voce in crescita, anche essa ha queste vise, questo andamento a denti di sega, dovuto solo praticamente agli eventi 25 aprile, giornata e scuola, che è presente in Wikipedia in 49 voci linguistiche, è praticamente la voce di quello che ho trovato sull'antifascismo, antinazismo più diffusa. Vado al corso velocemente. Come rappresentate le repubbliche partigiane? Le repubbliche partigiane in Italia, anche essa è una voce che è stata scritta nel 2007, quindi una voce sempre iniziale. Qui sono presenti altre 13 voci, praticamente la metà più o meno delle repubbliche partigiane in Wikipedia italiana ha una voce. L'interesse su queste repubbliche partigiane, tuttavia, sembra limitato a 4 lezioni linguistiche. È interessante che c'è una Repubblica Partigiana dell'Ossola, che sembra che abbia un interesse particolare, presente solo in 3 versioni, quella tedesca, quella italiana e poi quella lombarda, ma non solo. Anzi, la voce sulla Repubblica Partigiana dell'Ossola ha più visite rispetto alla voce generale sulle Repubbliche Partigiane. Ultima voce qui. È una voce che va in qualche modo oltre, è una cosa che probabilmente i fascisti non sapevano neanche di contribuire, il manifesto del 28enne. Il manifesto di contribuire alla sua nascita. Il manifesto del 28enne è una voce che è presente in 15 versioni linguistiche di Wikipedia, che coprono praticamente tutta l'Europa, assolutamente. Lingue, diciamo, estroeuropee non è presente, è una voce in crescita, è una voce in ogni caso con cioè, un buon numero di visite in aumento, almeno 217 persone al giorno che la vedono, e il manifesto integrale di 28enne è leggibile su Wikisource. Tiro velocemente le file, le voci sull'opposizione al fascismo, non tutte, però sicuramente molte sono. Molto, perlomeno alcune, sono state scritte in Wikipedia fin dalla sua nascita. Fin dalla sua nascita c'è stato un gruppo di wikipediani o qualche wikipediano che si è occupato di fornire anche voci su questo argomento durante la nascita di Wikipedia. Tra queste voci ci sono sicuramente voci che forniscono informazioni storiche che sono assenti o poco approfondite su quella che ho chiamato storiografia diffusa, non intendo dire la storiografia che solitamente si trova sui libri di scuola e sui normali scaffali delle biblioteche.
Tuttavia, l'argomento è trattato in maniera molto disorganica, sia nelle diverse versioni linguistiche e anche entro la stessa versione linguistica nella sua totalità, e purtroppo occorre dire che c'è molto da scrivere, da rivedere e da integrare. Grazie Fabio, penso che hai finito il tuo intervento. È stato un intervento interessantissimo, anche perché in genere quando sentiamo statistiche ripetute così, io sono allergico a le statistiche, non so voi. Comunque, io le adoro invece, guarda, perché ci dicono molto di quello che bisogna fare, sì. Capito? Ma infatti non stavo dicendo sentire invece Fabio che ci ripropone regolarmente appunto queste statistiche di Wikipedia, non solo ci aiuta anche veramente a inquadrare anche Wikipedia, e quindi ti ringraziamo Fabio. Ma è interessantissimo, perché non si ascolta con molto piacere. Bene. C'è una mano alzata da dottore Talia, che se vuole fare una domanda. Forse. Della dottoressa? Dottore Talia, ha la mano alzata. Ah sì, Salvatore, vuoi parlare? Sì, puoi parlare, Salvatore. No, volevo ringraziare Fabio per il suo interessantissimo intervento e fare solo una piccolissima chiosa. Secondo me una voce che necessita di un intervento abbastanza urgente, quella sul suicidio di Cefalonia. Sull'eccidio di Cefalonia, che è fatta veramente male, ed è un argomento di estrema importanza, ed è veramente un peccato che su Wikipedia italiana la voce non sia assolutamente all'altezza dell'importanza dell'argomento. Ecco, per vari motivi che magari spiegherò più avanti in pagina di discussione, eccetera, però fra le voci che necessitano di un intervento più urgente, mi veniva in mente adesso, c'è proprio quella lì, eccidio di Cefalonia. Grazie, volevo dire solo questo. Perfetto, grazie. Bene. Grazie a te Salvatore, è sempre interessante un intervento su come poter mettere appunto la nostra enciclopedia. E poi qui abbiamo rappresentanti ora di un settore che a noi fa piacere ascoltare. Il primo che ascolteremo è il Dario Venegoni, che è la deportazione di cui non si parla, quella dei triangoli rossi. Sei pronto Dario? Sono pronto, cerco. Perfetto. Di ascoltiamolo con interesse. Grazie. Condividere il mio schermo. Spero che si veda la mia presentazione. Sì. Va bene. Vorrei introdurre questo tema facendo delle premesse, perché ho l'impressione che nella comunicazione, nei dibattiti attorno alle deportazioni, ai lager nazisti, alle vittime di Hitler, ci sia molte confusioni, si chiamano con lo stesso modo cose molto diverse. Molto schematicamente, non ve la faccio lunga, però ricordiamo che dopo l'8 settembre del 1943, quando l'Italia fu occupata dalle armate naziste, furono deportate dall'Italia oltre 40.000 uomini, donne e bambini nei campi delle SS, che sono quelli di cui spesso si parla, Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück, eccetera, furono portati in Germania circa 650.000 militari che si rifiutarono di aderire e di andare a combattere con la RSI, e accanto a loro furono costretti, presi in Italia e portati nei territori del Reich, principalmente nella Germania, circa 250.000 uomini e donne che furono costrette al lavoro forzato. Quindi ci fu quasi 1 milione di italiani che fu in qualche modo deportato nei campi nazisti. Per capirci tra di noi, definiamo per convenzione deportati coloro, i 40.000 che furono deportati nei campi dell'SS, internati militari
i prigionieri della Wehrmacht che si rifiutarono di aderire all'esercito, rifiutarono la leva della Repubblica Sociale, e i lavoratori coatti, quelli che furono costretti al lavoro in Germania. Questa è una prima distinzione importante. Noi, l'ANET, l'Associazione degli Ex Deportati, ma vedo che sempre più spesso questa opinione è condivisa anche per esempio dal CEDEC e da altri ambienti legati alla storia di questo periodo, non parliamo mai di Olocausto. È un termine che ci sembra fuorviante. Io ho messo qua un esempio in cui il termine Olocausto è usato appropriatamente. C'è un militare italiano che ha offerto in Olocausto la propria vita e si è guadagnata la medaglia d'oro al valor militare. Nel termine Olocausto c'è una componente di sacrificio rituale che male si attaglia all'argomento che stiamo trattando. Nessuno si è offerto in Olocausto nei campi di Hitler. Quindi noi diciamo non usiamo questo termine. Questo è un piccolo esempio per dire della sostanziale disinformazione che c'è in Italia sulla reale portata del fenomeno delle deportazioni nei campi nazisti. Se parliamo dei campi delle SS di cui abbiamo parlato prima, noi abbiamo fatto tra gli studenti che andavano a Mauthausen, 819 mi pare che fosse il campione, 819 studenti delle scuole medie e delle scuole medie superiori che andavano in visita a Mauthausen, organizzati principalmente da noi, dalle nostre organizzazioni, abbiamo chiesto quali sono, secondo voi, nell'ordine per quantità, le categorie che sono state deportate. Tutti sappiamo in qualche modo che c'erano gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari, i testimoni di Geova, i partigiani, però insomma mettiamoli nell'ordine di importanza numerica, è strettamente numerica, è un esercizio un po' strano se volete, ma che ci dà un'idea di come vanno le cose. Tutti hanno messo al primo posto come maggior numero di deportati dall'Italia gli ebrei. Quasi tutti si sono ricordati che c'erano moltissimi omosessuali, e poi a scendere i rom, i sinti, i testimoni di Geova, i disabili e infine gli operai e i partigiani. Cosa ci dicono i documenti al contrario? Che dall'Italia furono deportate circa 40.000 persone, che di queste 40.000 oltre 30.000 erano triangoli rossi, erano gli antifascisti, partigiani, oppositori di vario genere, magari anche blandi oppositori, presi perché creduti oppositori, ma comunque persone a cui è stata affibbiata la qualifica di oppositore politico. Come si sa, come è noto, furono oltre 8.000 gli ebrei italiani o di Rodi deportati nei campi nazisti. Ci furono qualche unità di Rom e Sinti, una bella mostra a Roma. Marcello Pezzetti e Sara Berger hanno dimostrato la deportazione di alcuni giostrai da Trieste insieme a politici e a ebrei verso Auschwitz, ed è una scoperta, diciamo, recente. Ci sono alcuni testimoni di Geova, diciamo che conosciamo due nomi, ecco, l'ordine di grandezza è quello lì. Nessuno dall'Italia fu deportato in quanto omosessuale. Abbiamo ragione di immaginare che su 40.000 persone ci fossero degli omosessuali, nessuno è stato deportato in quanto tale.
e a nessuno italiano è stato attribuito nei campi il famoso triangolo rosa degli omosessuali. Questo ci dà la misura, diciamo, della scarsa informazione che c'è tra i ragazzi italiani, ma sicuramente anche tra gli adulti, ma anche tra gli adulti sulle dimensioni, diciamo, del fenomeno che stiamo parlando. Ecco perché noi preferiamo parlare di solito di deportazioni al plurale, perché c'erano diversi lager con diverse funzioni e diversi tipi, categorie di deportati. Noi chiamiamo Shoah lo sterminio del popolo ebraico, come fa Yad Vashem, come fa il Cedec, come si fa, diciamo, in Europa generalmente, non in America, dove il famoso museo di Washington è il museo dell'Olocausto, e chiamiamo Porraimos lo sterminio di Roma e Sinti. Ho letto che c'è un dibattito anche su questo termine, che non è più così accettato. Quando noi quindi parliamo di Olocausto, quando parliamo di Shoah, parliamo di Porraim, indichiamo cose specifiche. E sono termini che non sono intercambiabili tra di loro e che non vanno confusi. La questione fondamentale però è un'altra, cioè che tutte queste categorie di deportati, questo insieme di campi così diverso l'uno dall'altro, perché è ovvio che Treblinka era un campo dove i deportati arrivavano solo e venivano immediatamente sterminati. Immediatamente sterminati, non c'era neanche, diciamo, una struttura per ospitarli, non era previsto che si dovessero ospitare, si sterminavano immediatamente. E questo campo ovviamente era diverso da Auschwitz, dove accadeva questo, ma c'era anche una parte di campo dove venivano immatricolati i prigionieri, venivano avviati al lavoro, e tutte le cose che ci hanno raccontato i testimoni che sono tornati da là. Diverso era il regime di quotidiano negli altri campi, a Mauthausen, a Dachau, per non parlare dei campi italiani, a Bolzano, a Fossoli. Erano diverse le categorie, però tutte queste categorie, questi campi, rispondevano a un disegno del nazismo che era stato indicato fin dal Mein Kampf di Hitler, prima della presa del potere, e che poi fu messo a punto meglio, diciamo, a partire da attorno al 41, con il nome di Nuovo Ordine Europeo. Era un disegno di dominio totale del continente europeo. Dall'Atlantico le truppe naziste erano già arrivate all'Atlantico in Francia, e fino agli Urali le truppe naziste dal 41 con l'operazione Barbarossa hanno lanciato l'attacco all'ex, alla loro Unione Sovietica, e sono arrivate fino alle porte di Mosca. In questo nuovo ordine europeo, che era il programma di lungo termine del nazismo degli anni 40, era prevista l'espulsione prima e l'eliminazione poi degli ebrei, dei disabili, dei rom e dei sinti da questo territorio europeo, che andava purificato dalle razze inferiori. Si parlava in un primo tempo di mandare gli ebrei nel Madagascar, se vi ricordate. E poi, diciamo, purtroppo si prese la decisione della soluzione finale del problema ebraico, che contemplava puro e semplice sterminio delle popolazioni ebraiche. Ma era prevista anche la deportazione oltre gli Urali, diciamo in Siberia, di una quarantina di milioni di polacchi e ucraini considerati irrecuperabili e non utili. La riduzione dei popoli slavi al rango di schiavi, era previsto che dovessero sapere contare, disse Himmler, che era utile che sapessero contare fino a 100.
per imparare, per prendere nota degli ordini che gli si sarebbe date. L'eradicazione della cultura russa e di quella polacca, che erano state identificate come le più forti, le più radicate, e che quindi andava distrutta, cancellata dal panorama europeo, anche distruggendo fisicamente, radendo al suolo Mosca e Leningrado, ma con l'annientamento degli intellettuali. Voi sapete che nei campi sono stati deportati il maestro, il sindaco, l'avvocato, il parroco, tutti quelli che i capi delle comunità. Si è decapitata la popolazione polacca in particolare, ma anche quella ucraina. E se posso dirlo, io credo che questa tragedia sia una cosa che pesa ancora sulla cultura polacca. Allo stesso modo era prevista, senza nessun rispetto di nessuna convenzione di Ginevra, l'uccisione dei quadri, dei commissari politici dell'Armata Rossa. Bisognava distruggere tutti quelli che... Questo è il contesto nel quale è stato cresciuto, è cresciuto e si è sviluppato il sistema dei lager nazisti. Il solo sistema dei campi dell'SS comprendeva 1500 campi, ognuno con la sua specializzazione. C'erano, come abbiamo detto, i campi di sterminio, che erano i pochi collocati nell'est europeo, Treblinka, Birkenau, Sobibor e gli altri. C'erano campi di concentramento, tra i quali c'è anche Auschwitz e Birkenau, perché appunto è stato un campo dove sono state immatricolate 240.000 prigionieri, e c'erano dei campi che erano puramente di transito. C'erano dei campi di transito in Italia, Fossoli, Bolzano, c'erano però campi di transito in tutti i paesi occupati, a Drancy, a Westerbork, in Olanda. Erano campi nei quali si concentravano le persone che poi sarebbero state deportate nel sistema vero e proprio del Reich. Questo sistema era funzionale alla realizzazione del progetto di dominio sul mondo. Perché ho fatto tutta questa premessa? Perché noi quasi mai distinguiamo così radicalmente una categoria dalle altre. Ci piace di più parlare del sistema dei campi di concentramento, perché isolando una sola categoria si finisce per perdere di vista il sistema nel suo complesso. Questo capita spessissimo in Italia, in Europa e nel mondo, quando si isola, diciamo, per esempio la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, e si fa cominciare la storia. Se voi guardate molte pubblicazioni, fanno cominciare la storia dello sterminio del popolo ebraico in Italia dalle leggi razziali del 1938. Le leggi razziali del 1938 arrivano a 17 anni dalla nascita, dall'andata al potere del fascismo in Italia. Io lo dico spesso, nel 1938 mio padre, Carlo Venegoni, aveva già finito di scontare 10 anni di condanna inflittagli dal Tribunale Speciale Fascista per reati politici. La storia dei campi di concentramento, anche delle deportazioni italiane, nasce in realtà con la nascita del fascismo. Quando si chiudono i partiti, le associazioni, si vietano le riunioni, si impone un regime e si combatte contro qualunque avversario politico con grande violenza. Nei campi nazisti i deportati politici, come dice il titolo di questo mio discorso, erano caratterizzati dal triangolo rosso sulla divisa. Altre categorie avevano altri colori di triangoli, tutti
avevano un numero di matricola che soprattutto nei campi a nord del Brennero semplicemente sostituiva il loro nome. Questi due triangoli che io ho messo qua sono quelli in alto, quello di mia mamma, sotto quello di mio padre, nel campo di Bolzano. I miei si sono conosciuti là, quando lei era il numero 3695 e lui il numero 3906. Nei campi, proprio perché gli ebrei, agli ebrei era destinato in, come prima soluzione quello dello sterminio, nei campi quelli che venivano immatricolati erano in larga maggioranza non ebrei. Non ebrei. E questo vale per tutti i campi europei. Anche ad Auschwitz ci fu una presenza tra gli immatricolati di polacchi non ebrei molto forte, molto forte, e furono anche protagonisti di episodi di resistenza veramente significativi. In Europa, in particolare, il campo di Mauthausen e quello di Buchenwald furono quelli nei quali il nazismo cercò di realizzare la distruzione sistematica di ogni resistenza. Quello di Buchenwald nacque prima, Buchenwald è vicino a Weimar in Germania, nacque prima, e in quel campo furono imprigionati i leader, i capi dell'opposizione politica pre-conquista del potere da parte di Hitler, i capi della resistenza tedesca, ma poi furono imprigionati i capi della resistenza francese, belga, olandese e quant'altro, man mano che il nazismo, con l'inizio della guerra dalla fine del 39 in avanti, aveva conquistato nuovi territori. Questo ruolo per una parte dell'Europa del Sud fu assunto dal campo di Mauthausen, che era il più micidiale, con i suoi sottocampi, in particolare questi che cito, di Guse, Ebensee, Melk, e con il castello di Artheim, dove funzionava molto attivamente una camera gas. Mauthausen fu il posto dove furono mandati i partigiani, gli oppositori politici più temuti, e da Mauthausen non era prevista l'uscita. C'è un famoso libro di Pappa Lettera che si chiama Tu passerai dal camino per il camino, che è la frase che i prigionieri di Mauthausen si sentivano ripetere sistematicamente dalle guardie, perché altra via d'uscita dal campo non era prevista. Non era prevista. Per avere un'idea della percentuale di vittime tra il complesso dei partigiani, degli antifascisti milanesi, degli operai scioperanti delle aree industriali deportati da questa parte del mondo, a Mauthausen basti dire che 2 su 3 non hanno fatto ritorno a casa. Qui vorrei introdurre una osservazione molto specifica. Io ho guardato le cifre che l'enciclopedia riporta per quanto riguarda la deportazione politica in diversi campi, in diversi lager, che sono quelli che vedete nella colonna sotto Wikipedia. Nella colonna di fianco io ho annotato i dati che noi abbiamo a oggi, se vogliamo ieri, nel caso specifico, nella banca dati dell'ANED. Come vedete ci sono differenze significative, soprattutto a Buchenwald e a Flossenbürg, ma anche a Dachau ci sono molti più deportati di quelli che sono stati indicati da Wikipedia, e anche a Mauthausen. Perché succede questo? Intanto perché spesso diciamo,
Le cifre dell'enciclopedia fanno riferimento fondamentalmente allo studio di Brunello Mantelli dell'Università di Torino, che è il più grande studio pubblicato sulla deportazione politica degli italiani. Però quello studio non tiene conto, per esempio, dichiaratamente, non tiene conto degli italiani che sono arrivati nei campi nazisti non dall'Italia ma da altri paesi. E siccome l'Italia è sempre stato, era già nel Novecento, pensate alle immense migrazioni prima e soprattutto dopo la prima guerra mondiale, quando milioni di persone lasciarono l'Italia per andare in Argentina, negli Stati Uniti e in Europa, l'Italia è stata terra di emigrazione. Anche tra gli emigrati italiani in Francia soprattutto, ma in Belgio, in Olanda, nella stessa Austria, furono moltissimi quelli che per vari motivi furono arrestati e deportati nei campi. E di questi, diciamo, non tiene conto lo studio di Mantelli. E poi soprattutto l'apertura degli archivi della immensa banca dati di Arolsen, di Baader-Holzen in Germania, che è la più grande banca dati esistente sulle vittime del nazismo, ha consentito di ampliare enormemente le conoscenze che noi abbiamo oggi con grande facilità accessibili online sui deportati nei campi nazisti. E quindi, come vedete, i numeri cambiano rispetto a una scheda che era accurata, fatta su uno studio importante, i nostri dati di oggi cambiano significativamente. Tenete conto che non bisogna sommare queste cifre, perché non è raro il caso di persone che sono andate a Dachau e poi Dachau sono state portate a Mauthausen. C'è un famoso trasporto, come si chiamava e come lo chiamiamo noi, che il primo di dicembre partì con oltre 1000 operai specializzati da Mauthausen per andare ad Auschwitz a collaborare a smontare gli impianti industriali di Auschwitz davanti all'avanzata dell'Armata Rossa, e di questo gruppo facevano parte anche 160 erotti italiani. Quello che è molto importante osservare è la percentuale dei deceduti, cioè voi vedete che nel complesso di quelli che comunque sono passati da Mauthausen la maggioranza assoluta non è tornata a casa. In questa cifra dei 7.853, voglio dire, ci sono anche quelle 40 operaie milanesi che sono state lì 15 giorni scarsi e poi sono state mandate ad Auschwitz. Nessuna di quelle operaie è morta in questo periodo, così come non sono morti altri che hanno fatto altri tragitti analoghi. E comunque, anche contando quelle persone, la percentuale dei morti è largamente superiore al 50%. Paradossalmente stride la percentuale degli uccisi nei campi tra i deportati politici, stiamo parlando di deportati politici, ad Auschwitz. Tra i deportati politici ad Auschwitz, di cui noi oggi conosciamo circa 1250 nomi, noi abbiamo ad Auschwitz 228 morti, che è una cifra terrificante, va da sé, ma che è più bassa di quella degli altri campi. Se vogliamo dirlo con una cosa che fa venire la pelle d'oca, Auschwitz come campo per i deportati politici era meno terribile di Mauthausen. Quello che è interessante notare è che questi deportati erano di tutte le professioni possibili. C'era uno spaccato dell'Italia di allora in quelle deportazioni.
devo fare una premessa, è noto che non sempre chi arrivava in un campo dichiarava esattamente la propria professione. Era buona regola avvisare chi arrivava: non dite che siete professori perché sennò vi massacrano, dite che siete autisti che magari vi mettono a guidare un camion. Quindi la professione dichiarata all'arrivo del campo non è sempre quella corretta, quella reale. E però, tutto sommato, noi abbiamo l'immagine di un'Italia che era largamente contadina, nella quale c'erano delle un peso di categorie artigianali che era tipica di un'epoca in cui non c'erano i supermercati per vestirsi, e dove le scarpe non si compravano già fatte, ma si facevano fare dal calzolaio. Quindi noi abbiamo un sacco di falegnami, sarte, sarti, barbieri, calzolai, appunto, perché era un'Italia fatta così, che anche il povero, se voleva avere un abito della domenica, doveva farselo fare dal sarto del paese. E però tutto sommato, in questa Italia contadina spicca, io poi non ho messo tutte le categorie qua operaie, ne ho messe solo le prime che mi sono venute in mente, spicca la presenza di tanti operai, di tanti lavoratori, soprattutto di fabbriche grandi e medie, e questa è una caratteristica italiana. I deportati politici italiani erano in larga parte, in una parte maggiore del peso delle rispettive categorie nella società italiana, operai, meccanici, attrezzisti, saldatori e quant'altro, perché era nelle fabbriche che si è concentrata una grande parte della organizzazione della resistenza italiana. Questa è una peculiarità italiana. E siccome la deportazione riflette, è l'immagine della resistenza italiana, nei campi noi troviamo che gli operai, variamente intesi, avevano relativamente un peso maggiore rispetto a quello che effettivamente nell'industria di allora, che era l'industria appunto degli anni 40, che l'industria di allora aveva nella società. Era una società assolutamente contadina, l'Italia di all'epoca. E però, nonostante quelle cose che vi ho detto, che a tutti era consigliato di non dire che sei un avvocato, noi troviamo 77 avvocati, 53 che dichiarano di essere un industriale, 10 architetti, fra i quali molti famosissimi. Pensiamo a Pagano, l'architetto della Bocconi, a Belgioioso e Banfi, gli architetti dello studio BBPR e altri, e anche 43 tra preti e frati. Quindi c'è uno spaccato dell'Italia di allora. È uno spaccato della resistenza, ho detto. Tra questi deportati c'è una vulgata che vuole che in realtà i deportati politici italiani erano stati presi molto a casaccio, presi per strada, senza imputazioni reali. I dati smentiscono questa tesi. Sicuramente ci sono anche stati ragazzi, giovani, presi per strada e deportati perché servivano braccia per il Reich, e quindi questo è avvenuto. Però non è questo il cuore del gruppo che è stato deportato. Lo testimonia questo numero altissimo: noi abbiamo 627 deportati italiani che già prima del 1943
erano stati schedati dal regime nel casellario politico centrale come sovversivi, come antifascisti. 627, pensate alle persone che erano già state condannate dal Tribunale Speciale negli anni 20 e 30, sono state poi liberate, che poi quando è venuto il tempo della resistenza si sono rimessi a riprendere la loro attività politica, sono stati arrestati e spesso hanno finito, in maggioranza hanno finito la loro vita in un lager nazista. Pensate alla vita di queste persone. 53 sono quelli di cui conosciamo nome, cognome, indirizzo, e sono quasi tutti morti nei campi. Venivano dalla guerra civile spagnola, avevano combattuto nella guerra civile spagnola. Io sono sicuro che quando avremo finito di mettere a posto la nostra banca dati questo numero crescerà, perché questi che noi contiamo sono quasi tutti persone che avevano combattuto nella guerra di Spagna e che erano state poi fermati in Francia, e quindi deportati. 48 di questi 53 sono stati deportati dalla Francia. Quando i nazisti sono arrivati in Francia hanno preso questi campi dove erano stati radunati gli ex delle brigate internazionali spagnole e internazionali in Spagna e li hanno deportati. C'erano invece altri che erano tornati in Italia, e quindi questo numero è approssimato molto per difetto. Alcune migliaia, sono molte migliaia, quelli che hanno la qualifica di partigiano combattente e che poi sono stati presi in qualche occasione, nelle più diverse occasioni, e deportati nei campi nazisti. Era una, come dire, una presenza qualificata di persone che aveva combattuto davvero, che si era esposto coscientemente, non una cosa che è avvenuta a casaccio. Quello che è sicuro è che questi antifascisti erano letteralmente di tutti i colori. Si trovavano uno accanto all'altro le più diverse orientamenti politici, ideali, credo religioso. Pensate, non so, che Edgardo Sogno, quello che accusato negli anni 60, io credo assolutamente ha ragione, e lo ammise lui in una ultima intervista prima di morire, di aver tentato un golpe in Italia negli anni 60, beh, lui era un antifascista monarchico che è finito da cao. Insieme a, appunto, mio padre, che era stato condannato nel 27 dal Tribunale Speciale come comunista, insieme ai repubblicani, ai liberali, tanti monarchici, ufficiali delle forze armate fedeli al giuramento fatto al re, e tanti ragazzi che erano andati in montagna o che comunque si erano sottratti alla leva della RSI per opposizione al fascismo, ma senza un orientamento politico preciso. Era una grande galassia di punti di vista e di posizioni politiche. A me la cosa che sembra straordinaria e che mi piace fare rilevare è che in tutti i campi dell'SS, guardate le SS, cioè abbiamo tutti presenti il libro di Papaletta, il Primo Levi, insomma conosciamo, pensiamo di conoscere cosa succedeva a chi non si piegava nei campi nazisti, con che metodi si cercava di distruggerlo. Eppure in tutti i campi ci fu chi si mise insieme ad altri a organizzare un'opposizione, un minimo di resistenza in quelle condizioni estreme, quando tutto era perduto, non si poteva fare letteralmente nulla, c'era chi provava a fare qualcosa. Si crearono nei campi comitati clandestini,
persone dei più diversi orientamenti parteciparono a questi comitati clandestini, e quelli che furono scoperti pagarono veramente un prezzo terribile, terribile. Io ho messo qua, perché ne vado troppo fiero, un biglietto clandestino scritto da mia mamma a un resistente fuori del campo, lei dentro il campo di Bolzano, questo Giacomo, che poi era Ferdinando Visco Girardi, fuori del campo a Bolzano, che è una delle prove concrete che ci sono rimaste di un'attività clandestina incredibile. Tenete conto che questo bigliettino è largo nella realtà 8 centimetri e lungo 24, era fatto per essere arrotolato come una sigaretta, diciamo, e portato fuori clandestinamente. Ma in tutti i campi si crea un comitato clandestino. L'episodio più significativo è quello di Buchenwald, dove i prigionieri riuscirono a prendere il controllo del campo. Quando le SS si tolsero di torno, lasciando lì solo degli anziani della riserva dell'esercito, il campo si sollevò, prese il controllo del campo. Questo fa sì, per esempio, che a Buchenwald i documenti del campo siano stati salvati invece che essere distrutti come è avvenuto in altri campi. E quando arrivarono gli alleati, il campo era ordinato sotto la gestione di un comitato di prigionieri che autogestivano il campo. Tra i prigionieri ci furono anche degli italiani, diversi italiani, ne conosciamo tutti i nomi per un documento redatto alla fine, subito dopo la fine della guerra. Mi piace ricordare in particolare Renato Bertolini e Ferdinando Zidar, che furono i due tra i protagonisti di questo comitato internazionale. Ma in tutti i campi ci furono comitati clandestini, e in tutti i campi gli italiani parteciparono al comitato dei clandestini. Giuliano Paietta era il referente a Mauthausen degli italiani antifascisti nel comitato internazionale clandestino di resistenza. Giuliano Paietta era stato riconosciuto in questo ruolo per la sua partecipazione alla guerra di Spagna, dove aveva conosciuto molti di quelli che poi ha trovato nel lager, e che quindi si fidavano di lui perché l'avevano visto all'opera nella guerra di Spagna. A Dachau il coordinatore degli italiani fu Giovanni Melodia, che è stato poi tanti anni segretario generale dell'ANED, un personaggio straordinario per mitezza ma anche per forza. E qua vengo alla domanda: come mai questi sono veramente eroi con una vita da film? Una vita da film. Pensate a uno prigioniero dell'SS che si trova a Mauthausen, ad Auschwitz, a Buchenwald, e non si piega e decide di resistere ancora. Sono vite da film. Come mai non si conoscono questi nomi, non si parla di questi? Io credo che qua arriviamo al problema politico, e cioè che è stata cancellata questa memoria, mano a mano che è stata cancellata, smantellata pezzo a pezzo la memoria della resistenza. La resistenza in Italia non è popolare, perché parlare della resistenza vuol dire mettere in discussione davvero l'essenza del fascismo, come il fascismo trattava chi non la pensava come lui, come il fascismo usasse la violenza contro gli altri italiani, regalandoli, offrendoli all'alleato nazista. Perché questa è la questione, che gli arresti, quando noi sappiamo chi ha condotto gli arresti degli antifascisti mandati poi nei lager, in larghissima maggioranza questo chi
è un italiano in camicia nera. Mi consentite di fare di nuovo dei riferimenti specifici alla mia famiglia. Questa è la fotografia della scheda originale di mia mamma Ada Buffulini nel registro matricolo del carcere di San Vittore di Milano. Come vedete, in alto a destra c'è scritto che è arrivata, è stata arrestata il 4 luglio del 44 a Milano. Da chi? Dalla GNR, Guardia Nazionale Repubblichina, cioè le camicie nere, e dall'ufficio politico investigativo. È trattenuta, è stata condotta dalla GNR nel carcere e tenuta a disposizione dell'ufficio politico tedesco. Cioè, italiani catturavano un'italiana e la tenevano a disposizione dei tedeschi. Quando i tedeschi ne hanno avuto piacere, gliel'hanno passata e loro l'hanno deportata a Bolzano, verso la Germania. Lo stesso è avvenuto per mio padre, Carlo Venegoni. Questo che ho citato qua è un estratto della lettera scritta dal maggiore della Guardia Nazionale Repubblicana Ferdinando Bossi al comando della Gestapo all'Hotel Regina di Milano il 2 settembre 1944. Lui era stato arrestato il 28 agosto, insieme ad altri. Questo maggiore della camicia nera dice: questi li abbiamo portati nel carcere a disposizione vostra, della Gestapo, della direzione di polizia politica, e quali elementi colpevoli in linea politica e pericolosi per la sicurezza interna vengono proposti per l'invio in un campo di concentramento. Cioè, sono le camicie nere che propongono alla Gestapo di deportare queste persone, cosa che quelli fanno. La lettera del 2 settembre, mio padre il 7 parte per la Germania. Questa è dal mio punto di vista, ne abbiamo parlato spesso, il problema della scarsa conoscenza della deportazione politica, perché si ha poco scarsa conoscenza della resistenza, che non è stato un derby, come qualcuno ha detto, tra comunisti e fascisti, che francamente sì, sarebbe poco interessante, aveva ragione lui, da questo punto di vista non mi interessa il derby comunisti e fascisti. Perché la storia della resistenza non fu una lotta tra comunisti e fascisti, fu tra i fascisti e il popolo italiano, di qualunque orientamento fosse, perché tutti gli schieramenti, tutte le opinioni politiche che non fossero quelle fasciste si unirono in un comitato di liberazione nazionale per liberare l'Italia dal fascismo. Questa è la cosa. E non si può dire quindi che di essere fascisti o ammiratori del fascismo e affermare di rispettare e di amare la Costituzione. La Costituzione è antifascista intrinsecamente, perché la contraddice voce per voce, capitolo per capitolo, tutta la filosofia del fascismo, del regime. Pensate all'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione, eccetera. Beh, il fascismo per 20 anni aveva costruito le ragioni e le pratiche per fare la guerra, e l'ha fatta, esponendo l'Italia a una tragedia immane. Pensate alle leggi razziali e alla dichiarazione della Costituzione contro le discriminazioni per razza, religione e quant'altro. Pensate al ruolo delle donne, pensate al ruolo della scuola, dove era scritto credere, obbedire, combattere, e dove invece la Repubblica cerca di formare coscienze critiche. Beh, la Costituzione è l'antitesi del fascismo, e quindi il derby non è tra comunisti e fascisti, ma è tra fascisti e il resto del mondo, cioè tutti gli uomini e le donne democratici, amanti della libertà, sono per definizione, perché democratici e amanti della libertà, sono, anche se non lo sanno, antifascisti.
finisco questa mia presentazione. Questo naturalmente, io ho apprezzato la comunicazione di prima su la rete, l'enciclopedia e l'antifascismo. E noi abbiamo spesso a che fare con questa cosa. Guardate che a noi costa un sacrificio immenso contestare persone che magari hanno avuto l'esperienza dei campi, ma che raccontano un sacco di balle. Però lo facciamo per tutelare il buon nome di quelli che vanno e sono andati in tutti questi anni nelle scuole a parlare. Perché bisogna che sappiano tutti che dicevano la verità e che se c'è qualcuno che non dice la verità viene criticato, glielo si dice. C'è questo caso tipico, questo è il nostro sito, www.deportati.it, sito, scusate, se lo dico a voi che sapete che cosa vuol dire, nato nel 1997, quando il Corriere della Sera non aveva il suo sito. Questo è il sito dell'Associazione degli Ex Deportati. Noi abbiamo preso posizione pubblicamente contro un libro pubblicato da Rizzoli, non da una casa editrice qualunque, di un superstite di Dachau, che è un superstite di Dachau, che però nelle sue memorie racconta un mare di balle. Se io vado a vedere la scheda di Enrico Vanzini, che è la persona di cui sto parlando, sull'enciclopedia, io vedo che tutta la scheda è costruita sulla base del suo preteso racconto e che poi solo in fondo, in un angolo, perché io ci ho provato più volte a metterlo in evidenza, si dice l'associazione ha contestato la veridicità di questa cosa e c'è un link all'articolo che voi avete visto prima. Questo è un problema. Qui c'è un'associazione seria che prende posizione sulla base della sua esperienza, sulla base delle testimonianze di centinaia di deportati, contro delle falsità che si dicono su un lager nazista. Ma la voce che abbiamo, che tutti possono leggere, è costruita sulle sue falsità. Poi in fondo c'è scritto l'associazione dei deportati dice che sono falsità. È poco perché i comuni, per fortuna c'è stato il lockdown e certe cose sono finite, ma i comuni, le scuole hanno ospitato ancora fino all'altro anno questo personaggio che raccontava queste cose incredibili. Questo è un problema e guardate che ce n'è tantissimi. Voi avrete sentito parlare del violino di Auschwitz, cercate in rete, violino di Auschwitz, fa una tournée instancabile, suona dappertutto. L'ANET, il CEDEC, il Museo di Auschwitz sono concordi nel dire che non c'è evidenza del fatto che quello sia un violino di Auschwitz. Eppure non c'è versi di fermare questa tournée. Questo è quello che io volevo dirvi. Spero di non essere stato troppo lungo e vi ringrazio. Grazie a te, Dario, per questa informazione. Non abbiamo avuto Gregorio che fa vedere un suo ricordo. Sì, ce l'ho anch'io. È stato veramente interessante. Io sinceramente moltissime informazioni, devo ammettere, non li conoscevo proprio tabula rasa, quindi è stata una trasfusione di cultura sui triangoli rossi enorme, ben precisa e ben argomentata. Ti ringraziamo moltissimo, Dario. Grazie. Passiamo a voi. A un altro aspetto. C'è una domanda? Sì, per Dario. Vedo. Possiamo farle alla fine? Alla fine?
Come? Va bene. Perché c'è proprio una sezione che ha parlato? No, se possiamo farla alla fine le domande, perché... Sì, va bene, ok. Ascoltiamo. Abbiamo una, proprio una sezione question and answers. Infatti, se ne occupa Camelia dopo alla fine. Sentiamo per ora un altro punto cardine veramente che riguarda la Shoah e soprattutto la deportazione, e riguarda proprio un museo simbolo in Italia, senz'altro non sbaglio se dico il più importante anche, che è il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. La dottoressa Camilla Brunelli ha fatto i salti mortali per essere con noi stasera e la ringraziamo moltissimo. Oltre il fatto che ho avuto modo di parlarle e anche da lei mi sono fatto una piccola trasfusione di cultura. Ora facciamocela insieme. Il tema che affronterà è la memoria in Italia, Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Sì, naturalmente sono io che devo ringraziare di questo invito. E ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e in particolar modo anche il mio presidente amico Dario Venegoni, perché ho molto apprezzato il suo intervento, molto, perché lui sa bene quanto tutti noi siamo quotidianamente impegnati a cercare di togliere da questo inspiegabile e colpevole oblio la storia e la memoria della deportazione politica. Io lo dico con una certa enfasi, perché l'avete capito anche voi ascoltandolo, no? Che questa cosa non è tollerabile. Insomma, si parla di persone morte, che sono morte dopo aver dato la loro migliore energia, tutto quello che avevano a favore di un'Italia libera, di un'Italia democratica, e non sono ricordate come sarebbe stato e com'è necessario. Scusate, mi accaloro anche un po', perché effettivamente vorrei, e certo dobbiamo tutti chiederci il perché, tutti dobbiamo chiederci il perché. Ora io dovrei parlare della memoria in Italia, naturalmente è un tema così vasto che non potrei assolutamente affrontarlo in pochi minuti, però vorrei dire una cosa, la stessa parola, qui abbiamo problemi con le parole, come ha detto Dario, no? La parola olocausto, la parola Shoah, ma anche la stessa parola memoria, perché intanto memoria ormai si usa per tante cose, no? È una specie di coperta che si tira di qua e di là, ma memoria di che cosa? Cioè si può avere memoria di qualcosa che si conosce. Quindi dobbiamo sempre prima parlare di conoscenza e di memoria. Naturalmente c'è proprio anche la memoria che è un processo che si porta avanti negli anni, però è una memoria di certi fatti, e questi fatti li devi conoscere. E qui permettetemi di declinare la memoria, parola memoria, sulla memoria proprio della deportazione politica. In questo caso, come in altri casi, esiste naturalmente la memoria personale, la memoria familiare, e ce ne ha dato un saggio molto toccante proprio Dario Venegoni con la storia dei suoi genitori, famiglia, sì. La famiglia, la memorialistica, no? Sono quei libri nei quali le persone che hanno vissuto il lager hanno scritto e ci hanno portato... cioè hanno fatto conoscere le loro storie. Poi c'è la memoria locale e la memoria dei luoghi. E qui un inciso, quando andiamo come potevamo andare, volevamo andare, siamo andati, fino a quando la pandemia non ce l'ha impedito, tutti gli anni, nei primi di maggio, proprio a partecipare alle cerimonie per la liberazione dei campi, in particolare Mauthausen, ma non solo, i sottocampi che già Dario Venegoni ha elencato, Dachau o altri, noi vediamo tanti italiani, tanti studenti, tanti gonfaloni. Io parlo anche molto per la Toscana, ma certamente questo vale anche per Emilia Romagna, la Lombardia. E quando siamo lì in quei giorni,
Ora esagero naturalmente, però si ha l'impressione che mezza Italia, ovviamente non è così, ma molti italiani, molti ragazzi, molti insegnanti, molti sindaci con le loro fasce tricolori sono in quei luoghi. Ecco, questo in qualche modo potrebbe contraddire quello che abbiamo detto appena della dimenticanza, dell'oblio di quei fatti. No? Ma siamo sempre nell'ambito di memorie locali che vogliono vivere, perché sono memorie tramandate da parte di singoli, memorie familiari, che poi sono memorie di intere comunità. Ma perché queste memorie locali, no, non si sono trasformate in memoria collettiva? No? Che la memoria collettiva è quel momento quando si può dire che un numero sufficientemente importante di persone di una cosa ha sufficientemente contezza, no? Sufficiente, anche se non è mai abbastanza, perché sappiamo benissimo perché che la conoscenza è vastissima, si aggiungono nella ricerca storica sempre nuovi elementi. Quindi, però, insomma, perché questo non è successo? Devo lasciare il punto interrogativo. Già Dario Venegoni ne ha parlato, no? E se, secondo, anche secondo me sono d'accordo, è un fatto politico, è un fatto politico. E è il risultato di come sono andate le cose in Italia, di non aver fatto i conti col fascismo in modo sufficiente, no? Di aver lasciato che si dicessero delle vere e proprie castronerie, no? Che non si affrontasse veramente i crimini del nazifascismo e del fascismo, soprattutto repubblicano in particolare. Ecco, questo è sicuramente un motivo. Se non c'è memoria collettiva, ecco che abbiamo anche un disastro sui mezzi di informazione. E io lo dico da figlia e sorella di giornalisti e mi dispiace, io litigo in famiglia su questa cosa. Mi viene detto, ma se non mettiamo certe parole, che sono le parole quelle che passano, no? Non si arriva a niente. Allora, se vuoi parlare di campi di concentramento o di deportazione, devi usare la parola Shoah, se no non passa in redazione. Ma capite bene come vi ha spiegato Dario, Shoah è una cosa specifica di cui dobbiamo parlare naturalmente, e lo facciamo, e dobbiamo anche qui portare a conoscenza le novità della ricerca, ma non si esaurisce Sì, certo. l'intera dimensione della deportazione con la Shoah. Ma non si passa, ecco, anche questo è complicato, è No, è difficile. giustissimo, Poi vero. ci si mette anche la memoria cosiddetta di Stato, cioè è stato istituito, no? Con legge dello Stato il giorno della memoria. E anche qui, se vi posso velocemente citare come recita il testo della legge sul giorno della memoria, che è stato appunto, questa legge esiste dal 2000. Il giorno della memoria è istituito in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. E ricorre nel giorno dell'apertura, questo lo aggiungo io, dei cancelli di Auschwitz il 27 gennaio. La legge mette insieme soggetti diversi della deportazione per inserire, forse, il tentativo, penso, sia stato quello di inserire tutte le vittime italiane o tutti, diciamo, coloro che sono stati deportati o internati nei lager nazisti. Si parla assieme di popolo ebraico e di deportati militari e politici, prima militari e poi politici, forse per un motivo pensato che la M arriva prima nell'alfabeto, cioè sembra una cosa ridicola, no? Ma non so spiegarmi tanto bene se il motivo, no? È difficile fare ovviamente delle gerarchie, però ricordiamo che i politici, come abbiamo sentito, sono finiti in quei lager delle SS, no? Quelli
per dire una parola che comunque non è sufficiente, più terribili, no? Non basta, no? L'aggettivazione è sempre insufficiente, no? Per questo usiamo la parola indicibile, perché non è mai sufficiente. Comunque, in quei lager sono finiti anche i deportati politici, per carità, i militari hanno avuto una sorte terribile, però i campi di internamento controllati dalla Wehrmacht erano diversi, c'è stato un più alto numero in percentuale di sopravvissuti, non assoluto, ma in percentuale sì di sopravvissuti, e bisogna avere chiaro anche i sistemi dei lager, no? Che sono stati diversi, è una storia molto complessa. Ma questo intento di per sé giusto, no? Mi riferisco alla legge sul giorno della memoria, ha generato confusione. Vengono appunto accomunate vicende diverse. E quindi abbiamo un problema anche quando noi organizziamo per il giorno della memoria, come ci richiedono, no? Gli enti pubblici, i comuni, le province, le regioni ci chiedono, no? Chiedono all'ANED, ma anche ora al museo nostro di organizzare delle iniziative, ci accorgiamo presto che non è facile, insomma, riuscire a portare a inserire nelle nostre iniziative storie, vicende, riflessioni che riguardano tutta l'intera dimensione della deportazione italiana nei campi di concentramento e di sterminio. Ora vorrei passare un attimo, so che è già molto tardi, al nostro piccolo museo. Ringrazio il signor Carbonara che lo dice, che dice che è il migliore. Chiaramente, ora questo è un po' esagerato perché esiste un museo che è arrivato molto prima del nostro, è un bellissimo museo, il Museo Monumento al Deportato di Carpi, vicino a Fossoli. Infatti la Grazie. Fondazione Fossoli cura sia l'ex campo di transito di Fossoli che anche il Museo Monumento al Deportato. Anche quello nacque allora prevalentemente dalla memoria della deportazione politica, come noi. E ora vi racconto brevemente come siamo nati, perché è interessante. Alcuni ex deportati sopravvissuti proprio a Mauthausen e Ebensee, che Dario ricorda bene, pratesi come Roberto Castellani, ma anche Dorval Vannini, non ebbero pace fino a quando non sono riusciti a ottenere dal comune di Prato un luogo permanente. Dice: cosa sarà un giorno quando non ci saremo più noi a ricordare quello che ci hanno fatto? Noi abbiamo bisogno, abbiamo necessità profonda, come facciamo noi che andiamo nelle scuole, andiamo nelle parrocchie, andiamo nelle case del popolo a parlare, abbiamo bisogno di sapere che una volta, che dopo di noi si continuerà a Ricorderanno. farlo. Certo, esiste l'ANED è importante, l'ANED continua sempre a impegnarsi moltissimo per la memoria della deportazione Sì. politica e non solo. Naturalmente noi si parla, no? Ovviamente anche della Shoah, del Porraimos, delle altre categorie degli omosessuali, ma siamo nati dalla memoria della deportazione politica. E quale? Dario parlava dei tanti operai. Effettivamente anche Prato, come sapete bene, è stata ed è una città operaia del tessile, anche qui, come del resto in altre città del centro e soprattutto del nord Italia, Milano, Torino, ci fu lo sciopero del marzo 44, un grande sciopero, oggi considerato dagli storici uno degli eventi, uno degli atti di opposizione più importanti dell'intera storia dell'Europa occupata. Chi ne sa qualcosa? Chi ne parla? Cioè, non mi pare che sia così conosciuto quel momento straordinario, anche questo glorioso, di opposizione civile, di opposizione senza armi, cioè
uno sciopero generale in piena occupazione nazista per dire di no alla guerra, no all'occupazione, no al terrore nazista. E ebbe le conseguenze che sono poc'anzi state descritte, no? I nazifascisti furiosi per questo sciopero molto riuscito ovunque, decisero ovviamente di arrestare e deportare le persone. E qui effettivamente, come ovunque, furono soprattutto le camicie nere, soprattutto i fascisti italiani. Anche questo non mi pare sia sufficientemente conosciuto dai più, questo fatto, no? Che gli arresti furono per mano fascista e italiana. E quindi a Prato furono deportate tante persone. E qui abbiamo non solo antifascisti militanti, ne abbiamo, ma anche di quelli di cui parlava Dario prima, presi per strada, no? Rastrellati, persone che sì, magari avevano partecipato allo sciopero, ma non erano davvero, non si possono annoverare tra antifascisti importanti, ragazzi, anche giovanissimi, portati via dalle strade, perché c'era una variabile indipendente, cioè da un lato la necessità di reprimere, no, la resistenza italiana e con il mezzo più duro che è proprio, che è stato proprio la deportazione, oltre naturalmente la fucilazione sul posto, ma la deportazione, e al tempo stesso portare braccia per il lavoro schiavo nel Reich, cioè era tutto molto studiato, era molto aveva degli scopi ben precisi, ma qui si andrebbe troppo in là e non posso entrare in questo aspetto, ma i nostri ex deportati nel nostro museo hanno voluto parlare molto del lavoro, del tema del lavoro schiavo nei lager. E se venite a vederlo, il nostro museo, vedrete che subito negli espositori vediamo oggetti, poveri oggetti di lavoro portati via dalle gallerie di Ebensee, che testimoniano cosa voleva dire quel termine che gli stessi nazisti avevano coniato, e cioè l'annientamento attraverso il lavoro, cioè prima di morire, no? Cioè, lasciare attraverso il lavoro ogni forza, no? Ogni possibilità di andare avanti. Cioè il Grazie. tema del lavoro, che è molto importante proprio parlando della deportazione politica e che accomuna i politici agli ebrei selezionati per il lavoro, no? Ecco, qui si incontrano i destini di ebrei e politici, no? E gli ebrei una volta selezionati per il lavoro schiavo, venivano trasferiti in altri campi, spesso rispetto ad Auschwitz, e incontravano tanti altri deportati per motivi politici. Ecco che abbiamo il nostro museo, infatti, fotografa proprio questo momento preciso. Arrivo subito alle conclusioni per invitarvi al museo e dirvi questo: www.museodelladeportazione.it troverete immagini, un filmato, e quindi se vi è rimasta la curiosità di sapere com'è fatto il nostro museo, vi invito di visitare il sito. Ma abbiamo, oltre alla parte espositiva, che è abbastanza scura e che ha un impatto emotivo abbastanza forte, non può essere altrimenti, no? Un impatto emotivo quando siamo di fronte alle testimonianze, perché abbiamo un percorso audiovisivo con video interviste dei sopravvissuti che parlano del lager, dall'arrivo alla distruzione, alla morte e per alcuni alla liberazione. Quindi si possono ascoltare dalle loro voci le testimonianze, e si vedono oggetti in espositori particolari in un ambiente abbastanza scuro, che evoca forse, era questa l'idea del progettista, una galleria, no? Come quelle tante dove i nostri deportati hanno Sì. lavorato fino alla morte. Nel Quindi,
l'impatto emotivo, ma quando saliamo a primo piano, questo amo dirlo, facciamo lavorare il cervello, perché l'emozione da sola non basta, sappiamo, no? No, ci deve essere, ma non è sufficiente. Infatti a primo piano, centro di documentazione, sala videoconferenze, una biblioteca con quasi 5.000 volumi, specialistica, e qui con le scolaresche affrontiamo tanti temi e ci accorgiamo quanto davvero lavoro è ancora da fare. Anche nel mondo della scuola, nei confronti degli stessi insegnanti e di tante persone che di questi temi, e mi riferisco qui ovviamente soprattutto a chi strumentalizza per fini politici i nostri temi, sapete quanto spesso accade, no? Che non sanno in realtà le cose, ma ne straparlano perché li fa comodo politicamente, e questo è ancora più insopportabile. Quindi vi invito tutti a venire al nostro museo. Abbiamo a Firenze anche il memoriale Auschwitz. Di Auschwitz, la grande opera spirale creata alla fine degli anni 70 da grandissimi intellettuali, artisti e dallo stesso Primo Levi, e portata ad Auschwitz, nel campo di Auschwitz 1, nel blocco che era stato dedicato all'Italia, e poi per vicende che anche questo ora non posso certo affrontare, ritornato in Italia, qui cioè, sarebbe tanto da dire, e anche questo sarà un luogo dove si parlerà delle deportazioni in senso generale, e non si trascorrerà come altrove la storia e la memoria della deportazione politica. Grazie dottoressa Camilla Brunelli, è stato veramente interessantissimo il suo intervento, anche abbiamo recepito anche parte delle sue emozioni in questo intervento, che era veramente unico, è stato veramente unico e informativo. Io so che ci sono delle domande, ora non e quindi incominciamo con le domande, ecco, che liberiamo i nostri due ospiti. La prima domanda in arrivo, perché vedo una mano alzata, è quella di Rita Zamborlini, di cui vedo due account, non so chi dei due farà la domanda. Prego. Ecco, non funziona il mio microfono, per cui ecco. Siamo su due computer separati perché volevamo ascoltare. È stato non interessante, di più, io volevo ringraziarvi, è stato un incontro per me illuminante. Sono rimasta incollata, molte cose non le sapevo. Sono rimasta stupita, ringrazio anche il dottor Venegoni perché ci ha reso partecipe anche, oltre che di notizie che non sapevo, anche di una parte della sua vita, quindi mi ha commosso letteralmente. E poi ringrazio la dottoressa Brunelli, volevo chiederle se, essendo interessata al museo, se le visite sono guidate, se è possibile prenotare online la visita, come sono organizzate. Grazie. Rispondo subito? Sì, sì. Allora, intanto, purtroppo, ma questo ormai siamo abituati, bisogna che vi dia una risposta ante pandemia e post pandemia. Quindi ante pandemia le visite guidate sono per le scolaresche ovviamente guidate, sono veri e propri percorsi formativi, per cui le classi stanno con noi tutta una mattinata, quindi abbiamo vari momenti per spiegar loro le cose, per mostrarle ai vari livelli, cioè la testimonianza orale, gli oggetti, il contesto storico, e questo sono percorsi per le scuole. Per i singoli, se piccoli gruppi si fanno avanti e chiedono una visita guidata, ovviamente la possono avere. Questo non c'è nessun problema, quindi basta sul sito, anche ci sono tutte le informazioni che
che potete avere, cioè, tranquillamente, non è nessun problema. Magari arrivare all'ultimo momento e chiedere la visita guidata, questo è un po' più difficile perché ci dobbiamo organizzare, abbiamo anche tante altre cose da fare perché oltre al museo noi siamo punto di riferimento per la Regione Toscana, per i grandi progetti di politiche della memoria, come avrete sentito, e poi anche in altre regioni esiste il treno della memoria per Auschwitz, abbiamo fatto sempre un grande meeting al Mandela Forum. Altri tipi grandi eventi che noi curiamo. Comunque, vi aspettiamo. Post pandemia, certamente abbiamo dovuto fare molto con questa modalità che è un po' problematica, soprattutto con i ragazzi, che è la DAD. Se ci sono degli insegnanti tra di voi lo sanno, la DAD, anche noi abbiamo, pur di non fermarci, abbiamo offerto. Perché l'alternativa era fermarsi, non era possibile. Abbiamo offerto delle lezioni a distanza, abbiamo arricchito il nostro sito sempre per gli insegnanti con nuovi contenuti, materiale video, perché naturalmente era importante fornire agli insegnanti e a chiunque volesse, insomma, conoscere le cose, il materiale video. Ora piano piano sembra che possano tornare gli studenti, ne siamo molto felici. Abbiamo già molte richieste. Per ora c'è un po' di cautela perché gli insegnanti cominciano a informarsi, però non sanno bene come andranno le cose. Comunque, speriamo di tornare alla nuova normalità, come si dice. Grazie mille, dottoressa. Vedo qualcun altro diciamo, con la mano alzata in fila. Angela Illuminati. Buonasera professoressa, ciao a tutti, Camelia, a tutti. Senta, io ecco, ho sentito che lei ha detto che gli italiani non hanno fatto i conti col fascismo. Ecco, l'ho chiesto pure al signor Dario dell'ANED e io ho varie conoscenze. Anche seri professionisti che sono fascisti, fascisti conclamati. Ecco. Ma cioè professionisti, le parlo di notai, avvocati, di una generazione anche, cioè diciamo, dopo boom economico, boomer, diciamo della mia stessa età, intorno ai 58-60. Cioè, perché queste persone colte che hanno un'educazione, diciamo, non so, cioè non è gente sprovveduta, perché? Perché? Dario, vuoi rispondere tu? Lasciamo volentieri a te, ma Vai. no, voglio dire, questa frase l'Italia non ha fatto i conti col suo passato è vera, cioè pensate che a Roma c'è una piazza Ambar Adam Ah, sì. e nessuno sa che la vittoria di Ambar Adam è stata fatta con i gas sui civili. Dove sono state sterminate centinaia di persone inermi. Quindi, perché non lo sa? Perché non sono stati processati i criminali che hanno dato quegli ordini? Perché si è lasciato che chi aveva fatto quelle. Pensate che a Graziani, al suo paese, hanno eretto Sì, un. volevano ereggere un No, no, monumento. hanno eretto, Ah, l'hanno esiste eretto. cimitero, un po' di mausoleo. Quindi, insomma, l'amnistia di Togliatti che ha chiuso i conti, diciamo, come dire, dei conflitti tra gli italiani che erano stati fascisti e quelli che non erano stati antifascisti. Però ha consentito ai fascisti di non fare mai i conti con le proprie attività. Questo
Nei giorni scorsi, ognuno può pensarla come lo vuole, ma nei giorni scorsi c'erano i fascisti dichiarati di Forza Nuova che guidavano i cortei Novax al grido di libertà, libertà. Ecco. Tu non puoi essere fascista e gridare libertà, perché non c'è la libertà nel fascismo. Ma non lo dico io, lo dice Mussolini. Non è prevista, è un regime, cioè, comanda chi ha il potere. Era un partito del me ne frego. Fine. Io capisco, però non capisco perché queste persone colte che hanno studiato, che non sono proprio, è una classe abbastanza abbiente, colta, università, genitori anche illustri. Perché? È una cosa molto complessa, se posso dirlo. Cioè, c'è stata una grande parte degli italiani che ha aderito in buonissima fede al fascismo durante gli anni del regime. E c'è stata anche un bel pezzo d'Italia che non ha vissuto la lunga stagione della resistenza, che è stata liberata prima, che non ha visto quello che è successo negli ultimi terribili mesi della guerra, diciamo nel centro-nord. Pensiamo Sant'Anna di Stazzema in su, Marzabotto, le stragi, gli impiccati e quant'altro. Alle porte del museo di Prato c'è un posto dove hanno impiccato 29 partigiani, capito? Cioè, negli ultimissimi giorni della guerra. E ci sono ancora esposte le corde ai quali erano appesi, cioè c'è una memoria pesante da queste parti. In tanta parte del paese questa memoria non c'è. Però io penso che, voglio dire, Nelson Mandela ha fatto l'amnistia, ma ha costretto chi voleva essere amnistiato ad ammettere che cosa aveva fatto. Io so che tu sei stato un torturatore, un razzista, che hai servito in modo ignobile in certi apparati paramilitari, eccetera, eccetera. Ti lascio andare perché la guerra è finita, scordiamoci il passato, o meglio, mettiamo una pietra sopra, ma non ce lo scordiamo affatto. Cioè, io so chi sei tu, tutti sanno chi sei tu. Da noi questo non è successo, da noi tutti si sono rifatti una verginità. Sì. Mi è rimasta una cosa che volevo aggiungere, proprio una piccola cosa, ma per collegarmi con il primo intervento, dove si è parlato dei fatti di Sarzana. Quando io dico gli antifascisti schedati dal regime, il sindaco di allora di Sarzana, che guidò la resistenza contro questa aggressione squadristica nel 1921, che si chiamava Pietro Arnaldo Terni, ha finito i suoi giorni nella camera gas del castello di Artheim, vicino a Mauthausen. Cioè, questa è la deportazione politica. Cioè, c'è uno che era uno dei primi resistenti alle squadracce fasciste che volevano incendiare il comune, abbattere l'amministrazione socialista di allora, che poi 20 anni dopo, 23 anni dopo, paga questo suo impegno per la libertà, lui sì, nella camera gas di Artheim. Questa è la deportazione politica, C'erano personaggi così. Giusto per aggiungere due parole, mi capitò durante una conferenza Wikimedia di chiedere a un wikipediana tedesca di come si sentisse rispetto a questo fatto. E abbassò la testa e mi disse che si vergognava. Perciò sicuramente il fatto che in Italia non sia stato un Nuremberg sicuramente ha influito, questo per rispondere diciamo a Angela, il perché sì. Non si è fatto il conto con il passato. E poi io lo dico diciamo da rumena, vissuta, diciamo nata in Romagna, però che ha avuto una storia con Antonescu, con il generale Antonescu, identica a Mussolini.
Perciò diciamo, posso dire che posso fare anche questa, diciamo, questa tipologia di, diciamo, di confronto. Io ho qua un'altra domanda. So che anche Tina Cicchielli, ho qua anche il nome di Carlo, ma vedo solo Tina. Ah, ok, ci siete insieme. So che siete in vista per le domande. Stiamo seguendo dallo stesso dispositivo. Ok, Intanto perfetto, grazie perfetto. a tutti. Grazie a tutti per il vostro intervento, davvero per le informazioni che ci avete dato, davvero interessanti, è un argomento che ci appassiona. E poi volevo fare una domanda al dottor Dario Venegoni ed è questa. Forse per differenza si può ottenere questo dato, ma volevo sapere se oggi nel mondo si è mai fatto un censimento dei sopravvissuti ai campi nazisti, no? In Europa, in Italia, se si conosce il numero di quelli, insomma, sopravvissuti. Qui si tocca un tasto veramente che è un nervo scopertissimo per me, perché da quando il Corriere della Sera ha fatto un articolo sugli ultimi 13 superstiti dei campi, prendendo esclusivamente 13 ebrei che erano stati ad Auschwitz, quindi neanche tutti gli ebrei, quelli che erano stati ad Auschwitz, quindi Gilberto Salmoni, con cui ho parlato ancora ieri mattina, sta benissimo e lotta insieme a noi, ha 95 anni, ma è Grazie. stato solo a Buchenwald, diciamo, non era citato in questo elenco. Però, per esempio, se ci pensate, è stato fatto dal comune di Assisi, è stata data la cittadinanza onoraria ai superstiti citati nell'elenco del Corriere. Noi conosciamo almeno un'altra ventina. Boris Pahor è un cittadino italiano di lingua, cultura slovena, ma è nato e cresciuto e vive a Trieste. È un cittadino italiano che è stato nei campi e che non merita per il comune di Assisi nessun tipo di riconoscimento. Il presidente della nostra sezione di Verona è un superstite di Mauthausen. Ci sono altri superstiti, sono però fra tutti in Italia, tra ebrei e non ebrei, credo oggi sotto i 30, sotto i 30. Naturalmente bisogna tener conto che se uno aveva 20 anni 76 anni fa, quando è finita la guerra, oggi ne ha 96, quindi insomma Non scomparendo gli ultimi testimoni, purtroppo. è così. Grazie. Anche Bruno voleva fare una Ma domanda, mi sì, sembra. io guardi, parte ha risposto, ha già detto tutto la Brunelli. Volevo sapere, magari per ripetere solamente l'indirizzo della mailing list, quella riguardo il museo, per essere informati su iniziative che verranno. Per il resto, Lo più o meno. sì. Sul sito trovate, potete cliccare sulla barrettina dove c'è scritto vorrei notizie, vorrei informazioni e inseriamo dal sito ci arrivate e Bene. avrete le nostre comunicazioni. Perfetto, Grazie, grazie. grazie ancora a tutti. Buonasera. Ci sono Poi altre domande, Camelia? Ci sono ho un altre? altro nome qua, Sarti di Genova, Bruno o Carlo, No. chi è? Ma non lo vedo Sono nel. io, guarda. Com'è? Ero insieme alla Tina Cicchelli. Ah, Sono ok. Grazie. Ok, perfetto. Vorrei Allora. fare una Conosco. domanda. Scusate, Allora, vorrei fare una un'ultima domanda al domanda. dottor Venegoni. Ho apprezzato molto il suo intervento e soprattutto sulla distinzione declinazione al plurale di deportazioni. Aveva un'idea molto più riduttiva di questo fenomeno e veramente è stato illuminante il suo intervento. Vorrei sapere anche dal dottor Venegoni, ho sentito parlare di una nascita di un museo della Resistenza a Milano. Io
ho letto questa informazione, ma non c'erano i dettagli. Volevo chiedere se sicuramente ne sa più di me, se vuole in qualche modo darmi qualche informazione. Il Museo Nazionale della Resistenza ha avuto una storia lunga e anche molto travagliata, però per farla molto breve, per chi conosce Milano sa che nella zona di Porta Volta è nata da diversi anni la grande sede della Feltrinelli. E di fianco un pezzo dello stesso immenso edificio è stato dato alla Microsoft in affitto, a sede lì la Microsoft. Il progetto originario prevedeva un prolungamento dall'altra parte della strada, su sempre lungo la linea dei bastioni spagnoli, delle mura dei bastioni spagnoli, di un piccolo edificio sempre con quel tipo di architettura. E dopo lunghe discussioni il Comune, il Ministero della Cultura hanno concordato che si farà quel piccolo per modo di dire, edificio di alcune migliaia di metri quadri di superficie coperta su 6 piani, di cui 3 sottoterra, e lì avrà sede il Museo Nazionale della Resistenza, incaricato di preparare il progetto di questo museo è l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che è il più grande archivio della Resistenza fondato da Ferruccio Parri, che custodisce le carte del comando della Resistenza, ha una biblioteca di 90.000 volumi e alcuni chilometri messi piedi di documenti. Però ecco, c'è in corso, diciamo, sì, mentre sta andando avanti l'iter per la costruzione dell'edificio, che quindi sarà in una zona, diciamo, semicentrale, al confine del proprio della cerchia della Milano centralissima, va avanti un po' di discussione, insomma, sulla predisposizione del progetto di questo, che è stato detto sarà un museo molto tecnologico, ma che avrà anche un misto di oggetti, come si usa nei musei, di oggetti fisici e di informazioni digitali. Bene, secondo le stime più ottimistiche, diciamo che in quattro anni dovrebbe nascere questo museo. Bene, aspettiamo, insomma, questo evento. Grazie infinite, grazie a tutti. Grazie mille. C'è qualcun altro? Io non ho più nessuno sulla lista. Bene, vedo di nuovo Rita e Angela. Siamo quasi in chiusura. Siamo già 20 minuti dopo. Oh, volevo dire solo una cosa. Ho trovato il video di dove Dondero canta Fischia il vento. Ecco, lo invio. È sul okay. mio canale, ma Angela, se lo volete ascoltare. Angela, grazie. Sì. Questo dopo, perché ora c'è Mattia Nappi, che il nostro webinar si conclude così, ma sentiamo sì. solamente l'invito al prossimo webinar di Mattia. Esatto. Oh, benissimo, esatto. Sì, grazie. Passo, sì, esatto. Mattia? Sì, ci sono, mi sentite? Eccoci qua, sì, giusto per un appunto un breve saluto e un rinvio al prossimo webinar. Siamo alla fine di questo secondo webinar, che appunto fa parte della serie che abbiamo intitolato Per bocca degli esecutori, i nazisti ammettono lo sterminio e le camere a gas. Nel prossimo appuntamento, che si terrà il 23 ottobre, segnatelo, 23 è un sabato, tratteremo il tema dei giusti fra le nazioni. I giusti fra le nazioni chi sono? Sono le persone che sono state riconosciute per essere pronte a mettere a repentaglio la propria stessa vita per prestare aiuto e soccorso agli ebrei. Ispirandoci al racconto dell'ex presidente dello Yad Vashem, Moshe Beishki, perdonatemi la pronuncia, che con l'istituzione israeliana della memoria ha istituito e collaborato a definire la stessa definizione di giusto tra le nazioni,
vedremo come sono stati insigniti di tale titolo dalle persone più semplici come Adelaide Hautval. Io ora sono in Francia, appunto ho scelto questo personaggio, una dottoressa francese che è stata in realtà appunto marchiata con la stella gialla come amica degli ebrei a Auschwitz, e denunciò, aiutò a curare gli ebrei nei campi, rifiutandosi di collaborare anche con la sperimentazione medica nazista. Fino anche a personaggi che divennero famosi per il tema in questione, che già conosciamo tutti, come Oskar Schindler oppure Giorgio Perlasca, ma anche, magari per qualcuno può essere una sorpresa, lo era stato per me all'inizio, personaggi già noti per altri motivi, come Gino Bartali, per esempio, anche lui un giusto fra le azioni. Allora ci vediamo il 23 e saluto tutti, ringrazio anche a nome di tutti, a presto. Io me ne approfitto che siamo qua tra wikipediani per invitarvi a discutere sui prossimi temi che sono stati proposti, sono vari temi che trovate sulla pagina, e tra questi ho fatto una piccola proposta su parlare di donne e Shoah, perché se ne parla un po' di lato di queste cose, e perché ci sono moltissime fonti su questo tema. Si parla di femminilità al tempo dei lager, di maternità, di lavoro, di modo strategie di difesa e di sopravvivenza diverse rispetto agli uomini. Perciò c'è una discussione all'interno della pagina, vi chiedo di dare la vostra opinione e in modo da organizzarci per i prossimi eventi. Io intanto vi ringrazio da parte mia e lascio la parola agli altri organizzatori. Grazie Camelia, abbiamo finito in quel tema, probabilmente visto che ne abbiamo parlato proprio oggi cercheremo di includere tutte le donne, non solamente quelle della Shoah, ma anche coloro. Noi abbiamo ascoltato Dario Venegoni, che è il figlio di una deportata e di un deportato, e quella deportata era la madre, quindi parleremo anche probabilmente di tutte le donne, anzi sicuramente di tutte le donne che non sono solamente ebrei, ma un pochino di tutte le donne che furono appunto deportate. Bene, io non posso fare altro che ringraziare di cuore veramente Dario Venegoni, perché abbiamo veramente avuto questa trasfusione di notizie che ci ha grandemente edificato, e soprattutto Camilla Brunelli, la dottoressa Camilla Brunelli del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, che mi ha letteralmente emozionato. Grazie dottoressa Brunelli per il suo intervento ancora, e grazie a nome di tutti. Grazie per essere state con noi, e quindi un carissimo abbraccio virtuale. Grazie, grazie, un saluto. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Alla prossima.